Ciao Al. Ciao! Cosa stai leggendo? Justice Ah, e intendi farci sopra un video? League! Ci stavo pensando. Ho avuto un déjà vu. Anche io. Che strana sensazione. Ciao mondo! Oggi parliamo della Justice League, il principale gruppo di supereroi della DC Comics, che comprende al suo interno i più importanti personaggi della casa editrice. Nasce nel 1960 sulle pagine di The Brave and the Bold come riproposizione della Justice Society of America della Golden Age. Ah, ma intendi parlare del fumetto? E perché? Di cosa dovrei parlare? Film? Ma io i cartoni non li ho mai visti, i lungometraggi non li E chi ha conosco. parlato di cartoni? Cosa intendi? No! Sì? No, ti prego! No! È il 1997 e la CBS realizza l'episodio pilota della futura serie Justice League, affidandolo alla sapiente regia di Félix Henriquez Alcalá. A New Metro, la meteorologa Tori registra l'improvviso arrivo di un violentissimo uragano, che però è stato causato da un black bloc che si fa chiamare The Weatherman. No, Nicolas Cage non c'entra nulla. In realtà è soltanto un pazzoide in giacca a vento e col volto coperto che minaccia la città. Un palo della luce sta per cadere addosso a un povero bambino che viene prontamente salvato dalla lanterna verde. Che cos'è quel costume? Quello non è lanterna verde, quello non è Hal Jordan. Certo che no, è Guy Gardner, la lanterna verde di serie B. In realtà è un papocchio di Hal Jordan, Guy Gardner e Kal Rayner tutti mischiati assieme. Degli operai rimangono bloccati da una pesantissima lastra di cemento, ma vengono soccorsi da Fire, supereroina minore della DC. Avrei preferito Wonder Woman. Un'anziana signora cerca disperatamente di recuperare il proprio omicino e in suo aiuto arriva Atom. Atom, abbiamo proprio deciso di scomodare i grossi calibri. Atom si miniaturizza e salva il gattino trascinandolo per la coda. L'uragano sta per devastare la città, ma grazie al cielo giunge Flash, che ruotando in senso inverso riesce a disperderlo. New Metro è salva. Grazie, Justice League. Grazie. Ma cerchiamo di scoprire qualcosa di più sui nostri eroi, mentre si cambiano in un vicolo. Flash ha perso il lavoro ed è stato pure sfrattato. Lanterna Verde non riesce a concludere con le ragazze, perché deve sempre scappare via a fare il supereroe. Atom è un insegnante, mentre invece Fire è una banana. Ma è destinata a diventare un'attrice di successo e a far innamorare di sé i ragazzini. Flash viene ospitato da Atom e Lanterna Verde nel loro appartamento e decide di sdebitarsi usando i propri superpoteri per rassettare la casa, preparare la cena, servire in tavola e mangiare come un maiale. Flash è triste perché è un incapace. Lanterna Verde è triste perché la tipa lo ha mollato. Fire è triste perché finalmente ha fatto colpo su qualcuno, ma è un bambinetto. Nel frattempo, Tori scopre in laboratorio una valigetta nascosta dietro un macchinario e la manda in cortocircuito rovesciandoci sopra dell'acqua. Subito viene avvolta da una strana nebbia azzurra. Misteriosamente tutti gli oggetti che tocca iniziano a congelare. E anche uno specchio d'acqua, non più alto di 10 cm, dove però un cretino stava rischiando di annegare. Intanto i nostri eroi stanno cercando di riparare la TV per poter vedere il film dei Vendicatori. Per fortuna, tra di loro c'è un genio della scienza che non ha nulla da invidiare a Tony Stark. Il prossimo che viene a lamentarsi di Man of Steel lo spedisco ad Apocalypse a calci.
il televisore è guasto. Ma questo è un lavoro per il super tecnico elettricista riparacose, che lo aggiusta con un pezzo di gomma da masticare. Giusto in tempo per mostrare il telegiornale, che parla del misterioso congelamento del lago. Tori viene inquadrata e Atom si scioglie. Si scioglie, no? Ghiaccio scioglie, capita? Sì, vabbè, non è il massimo, ma non ditemi che è peggio di quello che avete sentito sinora. Notte tempo, Tori viene rapita e al suo risveglio Jigsaw le dice di voler fare un gioco e la spinge a congelare un bicchiere d'acqua. Poi viene addormentata di nuovo e dal buio emerge la Justice League, che stava indagando per capire se lei potesse o meno essere Weatherman. La League dubita che possa essere una criminale, ma decide comunque di tenerla d'occhio. Intanto si continua a sentire una misteriosa voce che sembra tirare le fila del gruppo. La mattina dopo, Tori si risveglia nel suo letto completamente congelata. No, era solo un sogno. Flash si fa assumere come fattorino e grazie al suo potere riesce a completare tutte le consegne giusto in tempo per la pausa caffè. Il capo di Tori si dice molto preoccupato sulla faccenda di Weatherman e le chiede se nutre qualche sospetto su qualcuno. Chi potrebbe mai avere le conoscenze e le risorse per manipolare il tempo atmosferico? In fin dei conti sono tutti degli scienziati che lavorano in un centro meteorologico all'avanguardia. Tori fa il nome di un suo collega che la stalkera, ma solo per levarselo di torno. Mentre il suo capo esce dall'edificio, vediamo entrare il suo gemello e il braccio del primo diventa di un verde mostruoso. Per non essere da meno di Tori, anche Fire rimedia uno stalker, il ragazzino del giorno prima. Ma anche la ragazza di Lanterna Verde ha uno stalker, che è proprio Lanterna Verde, il quale sta cercando di farsi perdonare il fatto di averla piantata in asso per andare a combattere Nicholas, che è il cattivo, se non che proprio in quel momento egli ritorna. Lanterna Verde è costretta a mollarla di nuovo, questa volta sotto la grandine, per andare a cambiarsi e tornare a salvarla. E ovviamente lei comincia a essere attratta dall'alter ego del suo ragazzo. Sì, lo so, è il suo ragazzo, dovrebbe riconoscerlo, ma questa è un'obiezione standard. Vale per qualsiasi storia con supereroi, sia film, fumetto, cartone animato, insomma. Non è certo questo dettaglio a rovinare il film della Justice League. C'è ben altro. Fire scioglie il ghiaccio della grandine con i suoi poteri termici, contribuendo a innalzare sensibilmente il riscaldamento globale. Arrivati a questo punto, non possiamo non notare come la trama sia stata brillantemente costruita, introducendo complessi dilemmi per ogni personaggio. Tori ha problemi coi suoi poteri e col suo capo che ci prova, però lei è stordita e tanto non se ne accorge. Lanterna Verde ha problemi con la sua ragazza e a conciliare le sue diverse identità. Fire ha problemi con la moralità e con la tentazione di assecondare le avances del suo giovane spasimante. Atom ha problemi d'abbigliamento, in particolare coi papillon. Flash ha problemi seri. Fatti vedere, Barry. I nostri decidono di intrufolarsi in una festa degli scienziati per carpire delle informazioni. Atom e Tori finalmente si incontrano ed è amore. Lanterna Verde e la sua ragazza si incontrano e no, non è proprio amore, ecco. Atom si infiltra in un laboratorio super segreto e, per non far scattare gli allarmi infrarossi, usa i suoi poteri e balla il limbo. Il limbo. Balla il limbo. Brainiac, dove sei? Dove sei quando c'è bisogno di te? Dove sei? Atom trova i progetti del manipolatore del tempo, ma Tori lo sgama. Lui la raggira e usa i suoi poteri per svignarsela. La ragazza però ha fatto in tempo a vedere i file del manipolatore e ha riconosciuto lo strano marchingegno della sera prima. Nel mentre il suo collega, quello sospettato di essere in realtà Weatherman, sta lasciando la festa in fretta e furia, pedinato da Flash, che lo coglie con le mani nel sacco ed è pronto a smascherarlo, ma in realtà fa soltanto un clamoroso buco nell'acqua. Chi l'avrebbe mai detto? Perché The Weatherman non è altro che il capo di Tori,
Lei lo scopre, ma questa volta è proprio lei a venire sgamata. Corre a casa di Atom per avvertirlo, senza sapere tra l'altro che lui in realtà è un supereroe. E sì, c'è questa cosa degli indirizzi che tutti sanno dove abitano tutti, ma vabbè, lo stesso discorso di prima dell'identità segreta, non perdiamoci in queste bazzecole che il meglio deve ancora arrivare. Tori racconta ad Atom quello che ha scoperto e dove Weatherman intende colpire la prossima volta. Nel frattempo, Fire si fa coprire di regali dal suo Toy Boy, salvo piantarlo in asso quando viene richiamato in servizio. Non si fa così. L'attacco è nuovamente scongiurato, anche se questa volta non si sono nemmeno degnati di mostrarcelo, e i nostri eroi decidono di condurre Tori nella loro base segreta. Il satellite della Justice League, no, sotto un ponte. Sotto un ponte come senza tetto. Dai, cos'è quella porticina sgangherata? Dai! La ragazza viene bendata e fatta scendere tramite un ascensore nascosto attraverso un'animazione in computer graphic molto scrausa, finché non raggiunge un veicolo subacqueo dove finalmente incontra il vero capo della Justice League, che essendo sott'acqua non può che essere Aquaman, no. Chi è che può avere un mezzo di trasporto così tecnologico se non Batman, no? Il capo della Justice League è un potentissimo alieno giunto da un altro mondo. È Superman nemmeno, è John Jones, il segugio di Marte. Potevo parlare del film dei Vendicatori? Tutti parlano del film dei Vendicatori. Adesso esce anche il seguito. Ma no, troppo facile, io devo fare l'alternativa ad ogni costo. Questo non se lo aspetterà nessuno. Perché non sono banale come tutti quanti? La Justice League convince Tori ad unirsi al gruppo, ma i suoi poteri fanno le pizze e tutti rischiano di morire congelati. Weatherman torna all'attacco e... Ma guarda che pancia che c'ha John Jones! Ma sei un mutaforma, santo cielo, non puoi trasformarti in qualcuno che non si ingozzi di ciambelle? Il Baby Stalker riconosce gli orecchini che aveva donato a Fire e sapendo fare 2 più 2 scopre la sua identità segreta. Una donna di una furbizia tale che mi passa la voglia di fare battute su di lei. Grazie a John Jones e ai suoi poteri metamorfici, riesce però a far credere al suo spasimante di essersi sbagliato e dopo averlo raggirato lo scarica definitivamente. Il supercriminale si presenta a casa di Tori. Sì, perché pur sapendo che Weatherman in realtà era il suo capo e le stava dando la caccia, Tori rimane tranquilla a casa. Il cattivo si fa però fregare il dispositivo di controllo atmosferico. Ma in realtà era tutto un subdolo piano di Weatherman. Quello che la ragazza ha rubato è in realtà un dispositivo di segnalazione che permette a Weatherman di localizzare la base della Justice League e di colpirla con un raggio rosso e luminoso. Scampati al suo attacco, i supereroi si recano a combattere Weatherman, abbandonando il loro nuovo membro. Il cattivo scaglia un potentissimo fulmine che genera uno tsunami. Lanterna Verde si fa fregare come un babbo da Weatherman. Intanto in città scoppia il caos, tutti si fanno prendere dal panico e il delirio e Flash ne approfitta per trarre in salvo dei bambini. Tutti stanno a guardare l'onda che sta per abbattersi sulla città, quando Tori, riuscendo finalmente a padroneggiare i suoi poteri, la congela, salvando così New Metro. Esatto, non viene mostrato quando lo fa. Alla fine la Justice League riesce a persuadere Tori ad entrare nel gruppo col nome di battaglia di Ice. Giusto, Ice, vero, il personaggio minore che fa coppia con l'altro personaggio minore. Come ho fatto a non pensarci? Ma sapete qual è la cosa peggiore? Peggio dei costumi pacchiani che farebbero sembrare realistica la calzamaglia di Adam West? Peggio degli effetti speciali sottili e raffinati quanto Doomsday? Peggio della trama solida e robusta quanto Patrick O'Brien? Le interviste. Finte interviste ai personaggi del film che intervallano le scene spezzando il ritmo. Non che fosse... vabbè, spezzando il ritmo e rendendo il tutto ancora più surreale e bizzarro e... bizzarro? Certo, bizzarro, ho capito. Questa è la Justice League di Mondo Bizzarro, è chiaro.
Dopo aver visionato l'episodio pilota, la CBS abbandonò il progetto della serie della Justice League. Il film non venne mai trasmesso in America.